Bella raga, benvenuti un'altra volta nel mio canale di Giuseppe Formica Fai da Te. Oggi voglio presentare un bellissimo progetto, il soprammobile San Valentino. Ovviamente vi ricordo sempre che ho aperto da un paio di giorni, ho aperto delle playlist dove metterò, ovviamente per ogni argomento farò un... Metterò le playlist e le aggiornerò. Per esempio, ora siamo nel periodo di San Valentino e ho aperto la playlist con tutti i miei vecchi video di San Valentino, così potete andare a rivedere se vi interessa qualche progetto nuovo o un progetto vecchio, lo potete andare tranquillamente andare a cercare sulla playlist di San Valentino. Però alcune playlist io le tengo aperte solo per il periodo annesso. Per esempio, San Valentino finisce, lo chiudo. Poi lo riapro quando arriva la prossima volta di San Valentino. Invece le due playlist che io lascerò sempre sono i video a tappabuchi e i video più visualizzati. Quelli lì li lascio sempre aperti e le aggiorno man mano che vado a fare i video. Ora andiamo direttamente a vedere come è fatto il progetto e ci vediamo direttamente ai saluti finali. Ciao! Allora, andiamo a vedere direttamente il progetto com'è del soprammobile di San Valentino e nel suo contesto. Andiamolo a vedere. Eccolo qua. Ho recuperato una vecchia porta lampade LED. Qua c'erano dei LED USB di un vecchio progetto. Ho tolto i LED e li ho lasciati solo all'interno il coso interno con il vetrino qua fatto in plastica. E tutto il resto è originale, come era nel progetto precedente, l'ho voluto lasciare. E ci ho voluto mettere la decorazione all'interno del vetrino. Guardate come viene a luce spenta e abbastanza illuminoso. Potete metterlo anche sopra il mobile se volete. Eccolo qua, sopra il mobile. Di una scrivania, di una libreria, in qualsiasi posto che voi volete. Potete farlo anche come regalo di San Valentino, o un regalo alle vostre amici, alle vostre amiche, alle vostre fidanzate, a chi volete voi lo potete fare, però in questo periodo è consigliabile farlo per San Valentino, un bellissimo regalo, così fatto da voi stessi, un fai da te, è sempre più significativo per voi alla fine. Questo qui è il soprammobile di San Valentino. Semplice, questo è ovviamente il portabatterie e qui c'è il cavetto che porta la lucetta al porta. Ovviamente se vi piace ovviamente il soprammobile di San Valentino, ovviamente un mi piace è sempre gradito, ovviamente i miei social network li trovate sempre sotto nella descrizione, ovviamente se vi va ovviamente di commentare c'è la barra riservata per i commenti sempre sotto la descrizione, ovviamente da Giuseppe Formica Fai da Te è tutto, ci vediamo al prossimo video e al prossimo progetto, bella raga!